Posso salire? Se prima mi dici di cosa parliamo oggi. Per recensire il videocitofono della Blue Arms. Ok, allora puoi salire. Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come avrete intuito, parliamo di lui. Il videocitofono wireless a batterie della Blue Arms. Questo videocitofono, ragazzi, mi ha molto impressionato perché comunque ha un prezzo secondo me davvero competitivo. Costa in questo momento 89 euro su Amazon, poi ogni tanto il prezzo magari con i coupon sconto che Amazon ci fa mettere direttamente nella pagina d'acquisto può anche scendere, ed è un videocitofono ben realizzato in una fascia di prezzo secondo me così bassa. Quindi prima di andare a vedere le sue caratteristiche tecniche e le sue funzioni, e poi proviamo anche ad installarlo, ma prima di fare tutto questo andiamo a vedere cosa c'è all'interno della confezione. Subito troviamo il manuale di istruzioni con anche la lingua italiana, poi troviamo il cavo di alimentazione per ricaricare le batterie, perché come abbiamo detto lui ha una connessione wireless e ha le batterie per funzionare, quindi non ha bisogno di nessun collegamento tramite cavi, ma ogni tanto bisogna caricare la batteria, che dura circa 120 giorni, poi dipende un po' dall'utilizzo che se ne fa, ma può arrivare tranquillamente fino a 120 giorni di durata. Poi abbiamo gli attrezzi per andare a fissarlo, se vogliamo fissarlo, perché se no altrimenti è possibile, come vedremo tra poco, andare anche a fissarlo con il biadesivo. Poi abbiamo un accessorio a parte, che è un campanello che va posizionato all'interno dell'abitazione, che suonerà quando andremo a schiacciare il tasto del campanello sul videocitofono. E poi abbiamo lui, il campanello wireless della Blue Arms. Come vedete il prodotto esteticamente è ben curato, è ben fatto, anche le plastiche secondo me buone per una fascia di prezzo di questo tipo, un prodotto davvero interessante. Allora andiamo a togliere la scatola che non ci serve più e andiamo a parlare di lui. Questo videocitofono ha una fotocamera da 2K, quindi con una risoluzione alta, è in grado ovviamente di farci vedere anche al buio usando gli infrarossi, quindi quando sarà buio vedremo in bianco e nero, mentre quando c'è la luce del giorno vedremo a colori. Il campo visivo della fotocamera è di 130 gradi, lui può stare tranquillamente anche sotto l'acqua perché ha un'impermeabilità IP66, quindi possiamo posizionarlo fuori da una porta d'ingresso, anche a un cancelletto dove magari non è protetto da niente, perché comunque è resistente a qualsiasi tipo di intemperie meteorologiche. Come vedete lui ha questa cover che ovviamente si va a sganciare, perché è lei che andremo a fissare alla parete tramite i fisher, come abbiamo visto in dotazione, attraverso questi due fori, uno sopra e uno sotto, o utilizzando il biadesivo che abbiamo qua dietro. Nella posizione dove lo andrò a mettere io utilizzerò il biadesivo perché è una porta interna e poi una porta molto liscia, ma quello lo vedremo tra poco, appunto, quando andremo a provarlo e a posizionarlo. Lui va inserito solo a pressione e poi va avvitata questa vite sotto per andare a fissarlo alla sua cover protettiva. Tra le varie opzioni che ha nella sua applicazione Blue Arms, che vedremo tra poco, c'è anche la possibilità di attivare un allarme nel caso lui venga rimosso appunto dalla sede. Queste sono le sue caratteristiche principali. Abbiamo parlato della batteria che dura circa 120 giorni, però è variabile perché dipende da quanto viene utilizzato, però sono caratteristiche secondo me nel suo complesso davvero buone per un prodotto, appunto, come abbiamo detto già all'inizio, in questa fascia di prezzo. Anche l'applicazione, come vedremo tra poco, è molto completa, perché comunque questo, oltre a essere un videocitofono, rimane anche una telecamera di sorveglianza, perché comunque andando ad attivare nelle varie opzioni dell'applicazione rileverà i movimenti, potremo decidere anche la distanza in cui vogliamo che venga rilevato un movimento, quindi è anche una videocamera di sorveglianza, e tutto questo ci viene notificato nello smartphone. E lui, con la sua intelligenza artificiale, è in grado di gestire i volti, di gestire il corpo umano, quindi fa tutti i vari rilevamenti anche per non avere tanti falsi allarmi, ma solo allarmi dove veramente c'è una persona. Un'altra caratteristica interessante che ha è la sua compatibilità con sia Google Home che Alexa. Potremmo vedere anche cosa inquadra lui tramite
tramite appunto i display di questi dispositivi, e poi c'è la possibilità di avere un cloud dove viene registrato tutto quello che lui monitorizza. È un cloud a pagamento, abbiamo 30 giorni gratuiti, ma non è obbligatorio utilizzarlo, anche se magari in certe situazioni può diventare comodo. Comunque abbiamo 30 giorni di prova e poi decidere se utilizzarlo o no, o utilizzare solo lui, introducendo però magari all'interno qua dietro di lui, sotto questo sportellino in gomma, una micro SD, perché è possibile inserire una micro SD fino a 128 giga. Poi abbiamo qua dietro, sotto lo sportellino di gomma, il tasto reset, abbiamo l'interruttore d'accensione e spegnimento, e poi abbiamo la presa micro USB per la ricarica della batteria. Questo è tutto quello che ha questo videocitofono di sorveglianza, ma come avete visto quando abbiamo fatto l'unboxing, all'interno della confezione trovate anche questo, che è un dispositivo, meglio un campanello, che si va a connettere wireless al nostro videocitofono, perché così quando andremo a suonare, o meglio quando andranno a suonare, oltre che suonare lui, perché ovviamente se il dispositivo è fuori dalla porta d'ingresso potremo anche sentire lui, magari, anche se magari potremmo sentire poco, ma già se lo mettiamo a un cancelletto non potremmo sentirlo. Quindi l'avviso che è stato premuto il tasto del campanello uscirà da qua. Qua abbiamo tre tasti. Questo primo tasto che serve per andare ad associare il campanello con il videocitofono, il tasto che ci fa selezionare il tipo di suono che vogliamo quando viene premuto il tasto del campanello, e poi abbiamo quest'ultimo tasto per regolare il volume. Per associare i due dispositivi è semplicissimo, basta andare a inserire il campanello nella presa della corrente, cliccare il tasto con il simbolo wireless e poi cliccare il tasto con il campanello. A quel punto i due dispositivi si andranno ad associare e quando cliccheremo questo suonerà anche lui. Allora, detto tutto questo, adesso volevo farvelo vedere con la sua applicazione, poi andiamo ad installarlo. Basterà andare ad aprire l'applicazione BlurArms, dove possiamo usare anche il Face ID per, come sicurezza, perché comunque è un'applicazione di videocamere di sorveglianza. Adesso mi si arrivano le notifiche, perché comunque lei è configurata con le notifiche attive. Per aggiungere un dispositivo all'applicazione è semplicissimo, basterà cliccare sul tasto più in alto a destra, selezionare il nostro dispositivo, in questo caso vedete D10C, che è il videocitofono, e seguire queste impostazioni che ci vengono chieste. Davvero semplice. Qua vedete dobbiamo inserire appunto quello che è la nostra rete wifi, perché per funzionare ha bisogno della rete wifi domestica. Quindi una volta che avremo dato accesso alla nostra rete wifi, basterà andare a scansionare questo QR code con la videocamera di sorveglianza, o meglio con la videocamera del videocitofono, inquadrare il QR code. Adesso io non lo faccio perché è già configurato, ma una volta che avremo fatto leggere il QR code al videocitofono, il dispositivo sarà automaticamente abbinato all'applicazione. Adesso torniamo fuori nella schermata principale, vedete che il videocitofono in questo caso si chiama ingresso, ci clicco sopra, vado a fare tocca per riattivare, adesso sta inquadrando quello che è il soffitto qua sopra di me. Nelle impostazioni abbiamo queste regolazioni e queste possibilità: dare un nome, utilizzo del dispositivo, quindi dove è posizionato questo dispositivo, perché ovviamente possiamo integrare più dispositivi BlurArms, che siano videocitofoni, che siano videocamere di sorveglianza da interno o da esterno. Poi abbiamo modalità silenziosa, che se andiamo ad attivarla non ci invierà le notifiche nello smartphone, però io consiglio ovviamente di lasciarla attivata, perché sennò finisce un po' il senso di avere questo videocitofono di sorveglianza. Poi abbiamo impostazioni di notifica, cosa vuol dire? Che possiamo decidere che tipo di notifiche ricevere. Vabbè, abbiamo consenti notifiche, stato di notifica vedete attivato, poi abbiamo qualcuno compare quando un soggetto passa davanti alla telecamera, ci arriverà la notifica. Possiamo selezionare anche notifica ricca, quindi ci sarà anche una foto allegata alla notifica. Poi abbiamo un familiare compare, perché comunque lei è in grado di riconoscere, una volta memorizzati, i volti dei familiari, quindi l'intelligenza artificiale di questo dispositivo riconoscerà i volti e andrà a differenziare la notifica rispetto a quello che non è un familiare. Poi abbiamo interrompi tempo di notifica, quindi possiamo andare a dire che magari in un determinato orario o per
un periodo della giornata non vogliamo avere notifiche, poi invece da un certo orario in poi di quello giorno della settimana possiamo avere le notifiche, e questo è programmabile sia come orari che per giorni della settimana. Poi frequenza di invio, possiamo dirgli ogni quanto ci venga notificato un movimento, perché se non modifichiamo niente in queste impostazioni le notifiche saranno continue, nel senso ogni movimento anche ravvicinato ci invierà una notifica, mentre potremmo dirgli ogni minuto, cioè se passa un minuto e passa ancora una persona davanti lo ci invierà un'altra notifica, mentre se non tocchiamo niente potrebbe essere a raffica, perché quella persona potrebbe fermarsi davanti al citofono e le notifiche potrebbero essere continue. Poi come vi dicevo prima abbiamo allarme antifurto, cioè quando il video citofono viene rimosso da quello che è la sua cover che è fissata a una porta o a un muro. Poi abbiamo risposta vocale, potremmo andare a memorizzare una frase che dura 10 secondi di risposta che vogliamo far sentire a chi va a suonare appunto il nostro campanello. Poi come vi dicevo qua abbiamo piano di guardia Blur Arms, che sarebbe il cloud, dove è possibile attivarlo per 30 giorni gratuitamente e poi pagare per un periodo di un mese o per un periodo di un anno, ci sono vari abbonamenti, ma questo non è obbligatorio, però lo si può provare per 30 giorni, se si ha dei vantaggi uno poi decide se continuare o meno. Abbiamo qualità della larghezza della banda, qui possiamo decidere la qualità che abbiamo all'interno della live e nello smartphone, quindi quello che andremo a vedere, quando quello che inquadra la videocamera, in base appunto alla nostra rete, quanto è veloce, quanto è performante, possiamo decidere appunto la qualità dell'immagine. Io lascio medio. Poi abbiamo visione notturna, qua lei è una videocamera appunto come abbiamo detto che ha anche la possibilità di vedere al buio, e quando è in modalità notturna diventerà in bianco e nero perché usa gli infrarossi, mentre ovviamente di giorno è a colori. Se lasciamo così in automatico passerà lei in base alla situazione della luce nell'ambiente in modalità notturna o meno, quindi è a sua discrezione, possiamo decidere noi manualmente come avete visto. Poi abbiamo condivisione dispositivo, perché comunque si può dare accesso a questo dispositivo a più persone, quindi è possibile condividere il dispositivo con un altro familiare che potrà avere accesso anche lui alla live e a ricevere le notifiche da questo dispositivo. Poi abbiamo spie di stato, che possiamo andare a attivare e disattivare se ci interessa far vedere o meno quello che sono le lucine che ha questo dispositivo incorporato a livello di LED. Poi abbiamo il microfono, che possiamo attivare e disattivare, perché essendo un video citofono ovviamente ha un microfono per poter parlare, perché abbiamo un audio bidirezionale verso il nostro smartphone. Poi abbiamo time watermark, che ci permette di andare a mettere data e ora nei filmati che andremo a registrare o le foto che andremo a fare. Poi abbiamo volume suoneria, volume autoparlante, dove abbiamo varie impostazioni. Abbiamo rilevamento della distanza, che come vi dicevo prima è quanto vogliamo che sia sensibile nel rilevare una figura umana. Poi abbiamo il fuso orario e altre informazioni, tra cui la batteria, che in questo momento è al 98%. E poi come vedete abbiamo la live, che è questa, infatti vedete qua la mia mano. Qua è possibile andare a scattare una foto, se vogliamo scattarla direttamente dallo smartphone, quindi scattare la foto e averla già salvata nello smartphone, o andare a far partire un video che avremo disponibile subito nello smartphone una volta salvato. Poi abbiamo l'audio, perché comunque appunto abbiamo un audio bidirezionale, possiamo andare a sentire quello che lui ci fa sentire a livello di audio per sentirlo poi nello smartphone. E poi abbiamo la possibilità di andare a vedere tutta la cronologia degli eventi che lui ha registrato come movimenti o qualcosa che è successo appunto davanti a lui. Poi possiamo cliccare su qua per vedere cosa c'è memorizzato nella micro SD, o cliccare qua cosa abbiamo registrato sul cloud, se abbiamo l'abbonamento gratuito o quello a pagamento. E qua abbiamo il calendario appunto per andare a vedere giorno per giorno tutti gli eventi. La durata della live è regolabile nelle impostazioni, come abbiamo visto prima, che adesso è impostato a un minuto, dopo un minuto si va a disattivare in automatico. Ma quindi detto tutto questo, volevo farvi vedere come funziona, quindi vado a cliccare il campanello sul dispositivo. Avete sentito che ha suonato quello che è il campanello esterno, quello che aveva posizionato in casa, e poi vedete che parte la chiamata, quindi andando a cliccare sulla cornetta verde andremo a rispondere. Adesso non rispondo in questo momento, anzi vado a cliccare il tastino rosso, perché faremo una prova una volta installato per avere un risultato migliore, farvi capire meglio come funziona. Quindi adesso, detto tutto questo, andiamo ad installarlo.
Perfetto, qua è dove andremo a posizionare il video citofono. Userò il biadesivo perché questa è una porta completamente liscia di metallo, quindi il biadesivo secondo me qua si trova benissimo. Poi essendo al chiuso perché è in garage, non prende acqua, non prende niente, quindi il biadesivo qua durerà per sempre. Vi consiglio sempre, quando utilizzate il biadesivo, di pulire bene la superficie con dell'alcol per andare a sgrassarla sia dalla polvere che da qualsiasi altro sporco che avete sulla superficie. Una volta pulito andiamo a rimuovere il videocitofono dalla sua cover e andiamo a misurare, o meglio a mettere dritto il videocitofono. Quindi userò questa bolla di metallo per metterlo in posizione perfetta. Ok, vado a segnare con il pennarello. Ok, qua abbiamo i segni per posizionare in maniera perfettamente dritta la sua cover. Andiamo a rimuovere la pellicolina e andiamo a posizionarlo. Premete forte per farlo aderire bene alla superficie, così non si staccherà più questo biadesivo. Ok, una volta fatto questo andiamo a mettere il nostro video citofono, spingiamo bene fino in fondo e andiamo ad avvitare la piccola vite di sicurezza che abbiamo qua sotto, quella per non farlo rimuovere in maniera semplice. Anche se lui ha un avviso che è stato rimosso, andate comunque ad avvitare questa vite di sicurezza. La vite l'abbiamo avvitata, adesso lui è pronto a funzionare. Vedete che abbiamo anche il LED di illuminazione blu. Lui ha suonato qua perché comunque ha la suoneria incorporata, ma poi ha suonato anche di sopra, dove abbiamo posizionato, in questo caso nel mio studio, ma poi non starà lì, il piccolo cicalino o la piccola suoneria che possiamo applicare in qualsiasi presa di corrente della nostra abitazione. Però adesso, per farvelo vedere funzionare al meglio, direi che io vado di sopra con lo smartphone e mia figlia Sara andrà a premere il pulsante del campanello. Quindi adesso andiamo a provarlo. Perfetto, abbiamo installato il citofono, adesso non ci resta che andare a provarlo. Adesso dico a Sara di cliccare sul tasto del campanello. Vai Sara, schiaccia il pulsante! Perfetto, vedete il campanello sta suonando, clicco sulla notifica e vedete che c'è la schermata di quello che sta inquadrando il campanello. Se io adesso vado a cliccare col tasto verde, posso parlare. Sara, mi senti? Sì. Cosa stai facendo? Sono qua. Ti vedo dalla telecamera. Va bene, ti saluto. Ciao. Perfetto, avete visto come funziona in maniera impeccabile. Ovviamente ci può essere un po' di ritardo nel ritorno della voce, perché comunque stiamo parlando di una connessione wireless, dipende poi da quanto prende o non prende il dispositivo, dipende da tante cose, dipende anche dalla qualità che vogliamo nella live. Come avete visto, io ho impostato medio. Se vado a impostare un livello più basso della qualità, abbiamo ovviamente meno ritardo. Però avete visto come funziona in maniera impeccabile questo video citofono della Blurarms. Quindi ragazzi, se questo mio video in cui vi ho portato la mia prova e la mia recensione del video citofono Blurarms vi è piaciuto, l'avete trovato utile ed interessante, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove arrivano spoiler dei prodotti che arriveranno o delle location di dove vado a far volare i miei droni. Sempre se vi va ragazzi, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove posto tantissimi coupon sconto riguardante i droni ma anche tutta la tecnologia in generale. Infatti anche di lui, se avrò dei coupon sconto, li troverete qua sotto in descrizione insieme al link di acquisto e anche nel mio canale Telegram Offerte. Ma oltre a tutto questo, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial o una novità. Ciao e al prossimo video!